I giovani under 18 della nazionale di basket battono la Danimarca e conquistano il primo posto nella iniziativa organizzata dalla nuova cestistica Campobasso in collaborazione con il CUS Molise. Vediamo. I giovani atleti che fanno parte della nazionale italiana Under 18 di pallacanestro vincono a punteggio pieno la prima edizione dell'International Basket Challenge The Molise Project, organizzato dalla nuova cestistica Campobasso in stretta collaborazione con il CUS Molise. Gli azzurri hanno superato per 75 a 50 nell'ultima gara la Danimarca, piazzandosi al primo posto della classifica, ottenendo 6 punti dalle vittorie in tutte le partite e lasciandosi dietro le altre nazionali, la Finlandia che ottiene 4 punti, la Grecia con 2 punti e ultima la Danimarca che le ha perse tutte. I nazionali italiani sono allenati dal molisano doc Andrea Capobianco, uno dei tecnici federali tra i più preparati in campo nazionale ed internazionale. La gara conclusiva non ha avuto storia. I ragazzi italiani hanno subito mostrato una schiacciante superiorità e davvero in pochi minuti hanno via via incrementato un punteggio di fatto subito apparso incolmabile. Al termine della gara, una cerimonia di premiazione davvero molto significativa che ha voluto assegnare riconoscimenti mirati a tutte le persone che a vario titolo hanno reso davvero adeguata, ottima e funzionale questa prima edizione del Molise Project. Premi per tutti, dagli ufficiali di campo agli arbitri, dai rappresentanti delle squadre ai loro coach. La nazionale italiana resta comunque fino al 25 luglio a Campobasso per preparare con i vari allenamenti al Palavazzieri gli europei Under 18 che si svolgeranno a breve a Bratislava in Slovacchia. Nella competizione europea l'Italia, che è stata inserita nel girone B della divisione A, incontrerà nelle fasi di esordio il 29 luglio l'Ucraina, il 30 luglio la Serbia e il 1° agosto la Spagna.